Ne abbiamo con noi purtroppo al telefono e non dal vivo il professor Enrico Ariemma. Ciao Ivan. O quello che resta di Enrico Ariemma, visto che... Ciao Ivan. Come stai Enrico? Sono un centaurizzato, metà uomo e metà paracetamolo praticamente. Mannaggia. Il corpo di stagione è proprio impadronito di me e deve uscire da questo corpo, ma ci vorrà qualche giorno probabilmente. Vabbè, per il prossimo anno ce la facciamo. Dai. Penso proprio anche per domani sera. Te lo auguro Enrico. Ovviamente però il nostro appuntamento insieme negli studi di Radio More Napoli è soltanto rinviato. Assolutamente sì. Però dovevo assolutamente aprirla con te la trasmissione perché volevo capire un attimino il tuo punto di vista sulle decisioni, su questo argomento che tu mi hai definito in privato impegnativo. Sì, impegnativo perché la decisione è tanta roba, come si dice al nord. Nel senso che decidere, no? Adesso fammi fare un po' il professore. Vai. Poi magari mi farei il tifoso dopo, fammi fare il professore adesso. Va bene. Decidere in latino è un termine che pertiene al mondo della potatura, cioè tu sfrondi i rami da ciò che è posticcio, da ciò che è malato, e rimane ciò che deve essere praticato, in pratica, ciò che è buono. Quindi in pratica è un atteggiamento positivo verso la vita. Tu decidi, cioè tagli dall'alto in basso in due o in più parti, e ti rimane quello che è buono e che tu prendi per te. E che quindi in qualche modo viene anche dal detto tagliamo i rami secchi, insomma. Sì, tagliamo i rami secchi, mettiamo il capo per terra, tutte queste cose qui, no? c'è una vasta paremiologia, proverbi ce ne sono tanti, eccetera. Però c'è anche un rovescio della medaglia, secondo me, la decisione, che è la pesantezza della responsabilità. Eh sì. E che è soprattutto non tanto il praticare una strada, quanto l'escludere una serie di opzioni che potevano essere alternative. Se io decido una cosa, non farò tante altre cose. Certo. Potevo far così, ma ho fatto così. Quindi, diciamo, c'è anche un elemento, secondo me, di grande tragicità, diciamo, nella decisione, di grande bivio esistenziale, che è un po' il nostro come faccio e sbaglio, no? Lo sappiamo a posteriori. Un po' come Sliding Doors, insomma, esatto. Come quel film dove se prendi il treno la tua vita più o meno si sviluppa in un modo o nell'altro, anche se però la morale di quel film è che in un modo o nell'altro alla fine il finale è sempre lo stesso. Sai, diceva certo, dice in uno dei libri che mi hanno, diciamo così, schiattato la testa, no? Cioè che l'insostenibile gioia dell'essere di Kundera, sì. Si apre con l'idea dell'eterno ritorno. Ora il problema è questo, che non è sempre così, perché dice lui la vita non è come il teatro, non fai le prove prima. Certo. Decidi, sono cavoli quando hai deciso, non torni indietro, e la decisione è pesantezza, non è leggerezza. La leggerezza è irresponsabilità, la decisione è responsabilità. E quindi questo, diciamo, è un grande problema, ed è per questo forse che io decido sempre da solo, non mi affido a nessuno, decido male ma decido da solo. C'è solo una cosa che di Kundera non mi è mai piaciuta, ti dico la verità. Dimmi. Il nome. Ma sai che tra le strisciate forse è quella più sopportabile poi alla fine delle tre, eh? Hai ragione, aspetta, a beneficio di coloro che non hanno capito, diciamo, forse anche un po' per distrazione, si chiama Milan e noi proprio col Milan non ci piace. Io diciamo. Quest'anno mi sono fatto una trasferta a Milano clamoroso, ho vinto 4-0, sono stato, cioè, ho visto tutto. Certo, proprio l'orgoglio, se uscire proprio a petto in fuori, diciamo, guarda che lì i tifosi del Milan ci guardavano, camminavano in mezzo a loro e ci chiedevano quasi scusa per la figura di merda che avevano azzeccato loro. Chiamiamo i peccati per nome. Volevo chiederti, ma te invece, proprio come persona, sì, sei uno che prende decisioni di istinto, ci ragioni o vai diretto col cuore? Chiaro che... Guarda, cioè, scusami, io purtroppo non riesco a spogliarmi stasera dal mio ruolo, diciamo, di professore in servizio. Vai. Permanente, effettivo indegno, ovviamente. Cioè c'è un verso di Foscolo che dice: do lode alla ragion, ma corro ove al cor piace. Cioè, alla fine io sì, cerco di valutare le cose, ma vado, ho già deciso prima di decidere, alla fine. Io sono uno. Cioè, ti vuoi convincere che insomma la scelta del cuore è sempre quella giusta? E occorre uno faccia soffrire, cioè decido rapidamente anche su cose di lavoro, su cose esistenziali, su cose d'amore, su cose. Sono sempre, diciamo, sempre piuttosto deciso, è il caso di dire. E
e pago i miei sbagli naturalmente. E nelle tue, diciamo, capacità di giudizio, normalmente fatte 10 scelte, col senno di poi, ste 10 scelte sono state giuste o sbagliate? Ma sono quasi tutte sbagliate, però, fanno parte della mia vita. Certo. E diciamo che ho l'abitudine di non rinnegare quello. Io non so cosa potrei aver potuto vivere, diciamo, ma so cosa ho vissuto e quello non lo rinnego mai, non è retorica, non lo rinnego perché fa parte, diciamo, di un percorso che, bene o male, con francescana rassegnazione o determinazione a seconda dei punti di vista, io ho intrapreso, quindi non lo rinnego, anche se è pieno di sbagli, ma pienissimo, cioè, se mi mettessi a raccontare la mia vita qua, snoccereremo un rosario veramente di cavolate clamorose. Ci vorrebbe però più di una grande notte, diciamo. Ma ci vorrebbero parecchie notti, parecchio altro. Una grande nottata ci vorrebbe. E ti volevo chiedere un'altra cosa: normalmente in queste scelte sbagli da solo oppure ti fai consigliare anche da qualcuno? No, devo dire sbaglio da solo. Da solo, è chiaro, da solo. È chiaro che c'ho i miei consiglieri che sono per le questioni esistenziali, magari sarà, ti dirò mio padre, che finché ce l'ho me lo tengo caro, certo, eccetera. Ma magari per le questioni, diciamo così, di cuore, c'ho il mio amico del cuore che è il mio fratello, di cui che non nomino, eccetera, e così via. Ma però alla fine decido da solo, ho già deciso, li sento, li consulto, ma poi vado in seduta plenaria con me stesso e solo con me stesso, insomma. E adesso ti metto davanti ad un bivio. Vai. Voglio sapere, proprio voglio farmi i fatti tuoi, la decisione giusta, più giusta, e la decisione più sbagliata che hai fatto. La decisione giusta è stata quella sbagliata, non te la dico, quindi perché avrebbe conseguenze di varia natura, quindi okay. Economica, lasciamo perdere. Guarda, ti dico che la conseguenza, la decisione giusta forse è stata quella riguardo il mio lavoro, adesso scherzi a parte, momento nel quale io non, tu sai che io faccio il lavoro che mi piace, forse l'unica cosa per il quale il bambino viziato che sono rimasto si è un po' sacrificato veramente. Sì. E ti dico, c'è stato un momento in cui avevo dei forti dubbi se quella fosse la mia strada, per una serie di motivi, perché il mio ambiente, comunque come tutti gli ambienti di lavoro di un certo tipo, è fatto anche di cose non proprio carine, senza che si vada a fondo, e mi sono chiesto se a un certo punto valesse la pena passare la mano, pensare a fare altro, eccetera, lasciare la via soprattutto della ricerca a un certo livello, eccetera. Mi sono detto che dovevo tentare, eccetera, resistere anche a certe manovre, diciamo, di un certo tipo. Il treno è arrivato, ecco, l'ho preso forse con l'ombrello incastrato nell'ultima maniglia, diciamo, dello sportellone, però l'ho preso e ho fatto bene, lì sono stato determinato, ho deciso di essere determinato, è una delle occasioni, diciamo, della mia vita in cui sono orgoglioso di me stesso. Bene, ti ripeto, bene. Quella sbagliata lascia perdere. Va bene, lasciamo perdere, se no gli avvocati prenderebbero poi appunti e non va bene. Va bene Enrico, io ti invito ovviamente ufficialmente nella prossima edizione della Grande Notte a presenziare qui in radio. Assolutamente sì, sarà, è una promessa che ci siamo fatti e che alla quale ottempereremo, diciamo, con, penso, spero, con piacere reciproco. 20 secondi prima di lanciare la pubblicità, bilancio di questo 2015. Ma devo dire abbastanza buono, diciamo, è stato un anno abbastanza proficuo, soprattutto sul piano lavorativo, sono contento, insomma. E dal 2016, a parte il triangolino, quello tricolore, sì, vabbè, attenzione, a parte quello, infatti. Quello è permanente, un'altra cosa. Che cosa ti aspetti? Una cosa in particolare, che non sia calcistica. Non lo dico per scaramanzia, riguarda il mio lavoro, diciamo che c'è uno scatto che mi aspetta, dai, che è già sancito, ma che deve essere poi ratificato e ci vorrà un po' di tempo. Bene, allora sai che tutto questo adesso andrà su YouTube. Lo so. Ti abbraccio, quindi buon anno. Il mio rettore mi va bene, ok. Se vuoi la tagliamo sta parte, tranquillo. No, ma assolutamente. Un abbraccio, ciao Enrico. Ti abbraccio, buonanotte. Buon anno.